alzati e cammina, dice a noi ora Gesù, è tempo di partire, dai, vieni anche tu. Diciamo basta a chi ci dice che tutto è libertà, che per i figli non c'è il diritto ad una mamma ed un papà. Innalziamo i nostri cori per cantare la verità, le nostre armi saranno i fiori per difendere la civiltà. Allora vieni, è una famiglia, un grande popolo. Buonasera a tutti. Io rappresento un simbolo all'interno della lista civica che è il popolo della famiglia e in qualità di dirigente nazionale e soprattutto di referente regionale, perché sono per la Calabria la referente regionale del movimento, ho voluto fortemente far parte appunto della lista di decollatura per rappresentare il paese in cui comunque sono cresciuta e il quale mi ha dato anche una figlia, come in molti sapete. Ma in particolare per difendere tre ambiti ben settoriali che Gigi e Mario hanno condiviso appieno. Prima di tutto voglio fare un attimino anche velocemente la storia di quello che è il mio simbolo all'interno della Calabria, perché in due mesi, in Calabria non esisteva il popolo della famiglia, nel resto d'Italia sì, in due mesi ho avuto proprio veramente l'orgoglio, ero candidata a capolista al Senato, di ottenere proprio grazie ai calabresi un ottimo risultato a livello nazionale, perché a livello regionale abbiamo raggiunto quasi 6.000 voti, a decollatura il 5%, quindi è stato un ottimo risultato. Perché proprio i calabresi in particolare hanno capito in particolare quali sono i principi che noi ci teniamo a difendere. Nello specifico perché ho voluto con tutte le mie forze proprio candidarmi in decollatura? Perché voglio difendere, prima di tutto, insieme alla lista ovviamente, tutti d'accordo, l'ospedale di Soveria Mannelli. Ma perché questo? Perché proprio nel periodo in cui sono stata candidata qua, mia madre, molti di voi lo sanno, si è ammalata, è stata curata a Soveria ed è anche nata al cielo. Bene, io in quei due mesi dove ho fatto notte e giorni vicino a mia mamma, ho proprio visto come l'ospedale, rispetto a come lo ricordavo quando ero piccola, ha avuto un degrado. Come in questo ospedale veramente persone di altissima nobiltà d'animo, perché sono le persone che con le mani portano avanti l'ospedale, quindi in particolare gli OSS, che, gli infermieri professionali, scusatemi, perché non ci sono OSS. Ho scoperto che c'è un ospedale qua dove è portato avanti dei infermieri professionali senza l'aiuto di OSS. Quindi io ho sempre pensato che all'interno di decollatura voglio, insieme ai miei amici di lista, portare avanti questa difesa dell'ospedale di Soveria Mannelli. Poi un'altra cosa, che ho fatto l'esperienza qua sempre in campagna elettorale, ho scoperto che all'interno del comune di decollatura ci sono abusi di potere. In molti lo sapete, come allo stesso tempo ci sono persone con grandi capacità che saprebbero lavorare bene all'interno del comune, ma per i capricci di una persona, non faccio nomi, i cittadini sono penalizzati. Ecco, il motivo per cui io ho deciso di entrare in questa lista e candidarmi è che quando saremo all'interno del comune, noi questo scempio lo faremo finire, perché i cittadini hanno il diritto di avere ciò che chiedono e chi lavora all'interno del comune ha il dovere
di svolgere le proprie mansioni per cui è pagato. Il terzo motivo per cui ho chiesto veramente con forza di candidarmi è proprio perché vorrei aiutare, insieme ai miei amici di lista, a sviluppare il settore agricoltura, attraverso finanziamenti, attraverso anche degli sportelli dove le persone potranno rivolgersi. E poi vorrei concludere con un appunto che voglio fare nei confronti di Gigi. Io in Gigi ho scoperto veramente che cosa significa essere coerenti, nel senso che per coerenza lui non ha accettato la candidatura al nazionale, coerenza di essere amico con una persona, quindi il rispetto, il non tradire. E lo stesso non tradire l'ho avuto in questa campagna elettorale, dove aveva anche avuto possibilità di tradire Mario Perri, magari uscendo da questo imbuto in cui era, dove poteva essere giudicato per questo impasso che avevate in passato, ma lui, per correttezza, ha tradito di nuovo. Quindi io sono felice di far parte di questa lista, perché ha dimostrato etica. Buonasera a tutti. Allora, io non voglio rispondere alle provocazioni solo perché sono una signora. Comunque, alcune puntualizzazioni sono d'obbligo. Prima di tutto, appunto, sono una referente regionale del mio movimento, quindi più che mai rappresentare Decollatura, in Decollatura il mio movimento, mi riempie veramente il cuore di onore e di gioia, anche perché io a Decollatura sono sempre venuta, ho un sacco di amici, ho sempre rispettato tutti e sono sempre stata rispettata da tutti. Ho mio padre, mia figlia ha sangue decollaturese, quindi non vedo nulla di male di poter portare in Decollatura la mia esperienza, che tra l'altro è un'esperienza a livello nazionale. Io, diversamente da molti, ho iniziato dall'alto. Sono partita con una candidatura a senatrice, capolista in Calabria. Quindi per me è un onore, una gioia partecipare a queste comunali. Poi volevo dire alcune cose, visto che sono state strumentalizzate alcune frasi e sono state dette molte inesattezze. Quando Mario Dinolfi ha paragonato, come dire, il fatto di uccidere gli animali per mangiarli, ma penso che qua Decollatura le salsicce e le soppressate gli piacciono, e quindi anche quelli sono animali, perdonatemi, faceva semplicemente un paragone, che è quello che oggi ci si indigna per gli animali, ma non ci si sofferma più a pensare che gli aborti sono degli omicidi. Quindi perché non si fanno queste lotte per salvare quelle vite di quei figli che sono il futuro del nostro paese? Perché comunque nella nostra Italia ci hanno formato la mente per il controllo delle nascite, che oggi hanno creato nella nostra Italia il problema della denatalità e il problema che oggi saremo invasi da un popolo che non è più il popolo con la cultura e con le nostre radici cristiane. Però partiamo e andiamo avanti per quello che è la nostra candidatura qua a Decollatura. E voglio proprio partire dai simboli, perché i simboli parlano. Noi non abbiamo presentato un cuore verde pieno di bile, no. Noi abbiamo un simbolo che porta una colomba, che significa portare la pace, e un ramoscello d'ulivo nel becco, che significa la riconciliazione. Esattamente quello che hanno fatto Mario e Gigi. Pace e riconciliazione. E signori miei, ci vuole molto più coraggio a fare pace e portare pace che a aizzare le folle, come qualcuno fa. Ora, anche perché, signori miei, se ci si divide si perde forza, quindi la vera forza viene dall'unità. La nostra lista quindi vuole l'unione dei valori, e noi abbiamo un obiettivo al di là dei nostri percorsi e delle nostre provenienze, ed è quello di curare il nostro paese proprio come una famiglia, perché questi valori devono essere affermati e difesi nella società, proprio per portare sicurezza, protezione, vita. Altro valore fondamentale per noi sono le radici. Siamo qua in Calabria, dove ci sono degli alberi. Tutti sappiamo che un albero cresce sano su delle radici, ma se questa pianta viene
viene tagliata, questo tronco viene tagliato, cioè i valori, questa pianta non cresce più bene. E proprio come una pianta deve essere curata, noi come primo obiettivo ci diamo quello di ripristinare l'ospedale di Soveria Mannelli, perché in quell'ospedale le persone devono essere curate. Esattamente come io ho visto mia madre, ho fatto notti e giorni a mia madre per 2 mesi, ho visto del personale sanitario che veramente dà il cuore, dà tutto, ma non è supportato dalle istituzioni, degli infermieri professionali che non hanno l'aiuto degli OS. Io, che lavoro in ospedale, so perfettamente che in un reparto ci devono essere sia gli infermieri professionali e sia gli OS. E io ho visto infermieri professionali con tanto amore che hanno fatto il lavoro dell'OS. Non so se sapete, l'OS fa l'igiene personale, l'infermiere professionale porta la terapia. Ecco, gli infermieri professionali si spaccavano la schiena a girare nel letto e a pulire ammalati per un lavoro che non dovevano fare. Ecco, io mi batterò insieme alla mia lista in prima persona per ripristinare l'ospedale di Soveria Mannelli. Per tornare al comune di Decollatura, che non è un problema personale privato il mio, anche se durante la raccolta firme per le nazionali, dove la mia lista in Calabria ha raccolto oltre 2.000 voti, di certo non dobbiamo dire grazie a chi fa le veci del sindaco, io non faccio nomi, ma potete capire bene di chi parlo, nel comune di Decollatura, e ha bruciato 100 delle vostre firme, non ha portato rispetto a 100 di voi, ha bruciato 100 firme alla nostra lista. Ma non è un problema privato il mio, perché a me di me non me ne frega niente, è un problema del paese. E voi sapete benissimo come in quel comune, quando andate a chiedere delle cose, 9 volte su 10 non vi vengono date, ma non perché non ci siano persone che non sanno fare il loro lavoro, perché ci sono persone che lo sanno fare molto bene il loro lavoro, semplicemente c'è qualcuno che vuole comandare al posto del sindaco. Ma se noi entreremo in quel comune con il nostro sindaco, che sarà in grado di fare il sindaco, questo non capiterà più. Anche perché, cari amici, il comune deve essere un po' come il padre del paese e il paese deve essere come i figli. Quindi ci deve essere questa sinergia reciproca. E noi faremo anche uno sportello dove ci interesseremo dei vostri problemi, dove vorremmo che voi ci venite a compilare dei moduli predisposti, dove ci direte quali sono le vostre difficoltà, quali sono i vostri problemi, e a noi, a quelle richieste, daremo delle risposte. Certo, per i miracoli ci dobbiamo ancora attrezzare. Siamo interessati ai giovani, perché il mio simbolo lavora per la vita intesa dalla nascita alla morte naturale, tramite anche le cure degli ospedali, ma anche al futuro dei nostri giovani, cercando di creare lavoro per i nostri giovani. Anche mia figlia all'estero, in Polonia, parla 5 lingue, ma non ha trovato lavoro né qua né a Torino, perché l'Italia è morta, l'Italia è finita, ma è finita anche per questa cattiva mentalità che abbiamo di mangiarci tutti addosso, per invidia, per cattiveria. Piuttosto ci distruggiamo, però non facciamo la pace, e loro invece ci hanno insegnato come, per il bene della società, è anche bello fare pace. E poi quella pace sarà più duratura, più forte e più vera. Avremo quindi questo sportello di cui vi ho parlato, e noi accogliamo prima di tutti i decollaturesi, perché il mio simbolo ha insegnato che l'integrazione va fatta se è possibile, ma prima si guarda gli italiani, poi si guarda il resto. Poi, per chi è in malafede, o forse perché ci teme come avversari, quindi inventa frottole, vorrei dire che noi siamo un movimento valoriale, aconfessionale, di ispirazione cattolica, perché questo non guasta, io credo in Dio, non mi vergogno a dirlo, ma anche chi non crede in Dio può rispettare i nostri contenuti, perché noi siamo aperti a tutti coloro che condividono la battaglia antropologica che è in atto oggi, introdotta da leggi laiciste e pericolose per il futuro dei nostri figli. E noi riteniamo che la vera fobia non sia l'omofobia, ma sia la cristianofobia. Bene, voglio solo più dire 2 cose su Gigi. Ho apprezzato Gigi perché è una persona leale e onesta. Perché sia quando io gli ho proposto la candidatura nazionale, lui ha voluto portare rispetto ad un amico
e ha rifiutato la candidatura. Sono sincera, in quella fase ho perso un mese di tempo a far partire la Calabria, ma non importa, è andata benissimo e oggi ho apprezzato la tua lealtà. Stessa lealtà che io so che ha avuto in questo momento nei confronti di Mario Perri, perché ha avuto delle proposte indecenti, ma lui per lealtà nei confronti di Mario Perri ha mantenuto dritta la barra ed è andato avanti in quella che è stata la sua scelta. E l'altra cosa che io apprezzo molto di Gigi è la bontà che ha, perché io in questi giorni che ho parlato molto con lui al telefono, pur essendo attaccato, lui per queste persone dalle quali ha ricevuto attacchi ha sempre avuto con me in privato, quindi non doveva dimostrare niente a nessuno, con me in privato ha sempre portato tanto rispetto, tanta pazienza e tante buone parole. Grazie Gigi. Mario Perri si è fatto un problema perché ha parlato dopo Gigi. Io me ne faccio due perché parlo dopo Gigi e dopo Mario, quindi. Allora, se sono qua oggi è perché ho sempre lottato per la giustizia e per difendere i più deboli. E se sono dentro a questo movimento, se ho deciso di scendere in campo in politica perché non mi ero mai interessata di politica, è proprio perché il nostro movimento, il Popolo della Famiglia, mette al centro la persona, guardando la persona come soggetto da curare e non come oggetto da usare. Il Popolo della Famiglia ha una prerogativa, quella di difendere principi non negoziabili, quei principi che non si possono comprare con i soldi. Ripeto, mettendo al centro la persona e il bene della persona. E oggi sono felice di aver incontrato delle persone, una lista, che hanno avuto il coraggio di metterci la faccia e insieme a me difendere questi principi, mentre altri, codardi, per paura di perdere consensi, non lo hanno fatto. Ma noi del Popolo della Famiglia non abbiamo paura di perdere consensi, perché noi non vogliamo dei voti di persone che non capiscono che la cosa più importante è difendere la persona. Il nostro movimento appunto sta dalla parte dei più deboli, dei bambini, degli anziani, dei malati, ed è su questo che si incentrerà il nostro programma, proprio per difendere le categorie più deboli. E se non si mette al centro la persona, guardando in ogni persona come se fossero nostro fratello, nostro padre, nostra madre, nostra sorella, come possiamo pensare di poter fare il bene di quella persona? Se noi dietro quella persona vediamo una poltrona o vediamo di usare quella persona per raggiungere i nostri scopi, per avere quei voti che ci portino a quella poltrona, come pensiamo di poterla guardare quella persona con una dignità umana per poi, quando saremo in quel comune a fare le scelte per il bene di quella persona, a garantire a quella persona una vita degna di essere vissuta? Ho sentito comizi in cui si fanno, si pensano, si strutturano interventi sul territorio e nel territorio. Belle cose, nobili cose. Anche noi faremo queste cose. Certamente partendo dalla centralità della persona. Perché se in un paese non ci sono le persone, non si possono nemmeno fare le azioni per supportare quelle persone. Noi guarderemo prima che, come ho sentito dire in questi giorni, le buche e quant'altro, noi guarderemo le difficoltà economiche delle persone. Cercheremo di creare appunto, come diceva prima Luigi, quella sinergia per attivare quel meccanismo virtuoso per partire in un'economia che faccia ripartire il mondo del lavoro. Noi guardiamo la salute della persona. Ed è per quello che ci stiamo concentrando sul fatto che l'ospedale di Soveria Mannelli e anche qua in Decollatura ci siano dei locali dove le persone vengano curate, dal concepimento alla morte naturale. Quando mia madre era malata in fase terminale, sono stati spesi dei soldi, tanti soldi dall'ospedale, dalla sanità, per poterla portare ad una nascita al cielo in forma dignitosa. Ma con la nuova mentalità mondialista, tutto questo finirà. In questo momento nella storia italiana forse è successo qualcosa che non tutti siamo riusciti a mettere a fuoco. È successo che non c'è più destra-sinistra, ma c'è alto-basso, c'è casta e c'è popolo.
C'è vita e c'è morte, c'è verità e c'è menzogna. Questa è la nuova battaglia antropologica su cui dobbiamo concentrarci. E anche ora che a decolatura bisognerà votare, bisognerà tenere ben chiaro. Stiamo dando un voto che in realtà è il film di quello che noi immaginiamo, che non ha niente a che vedere con la concretezza e la realtà di quello che sta avvenendo. Noi difendiamo la famiglia con la stessa passione con cui mio marito ha difeso me. E questo è l'esempio di quello che serve la famiglia. La famiglia serve a difendere, serve a tutelare. E se non lo facciamo tra di noi, lo Stato non ci difende e non ci tutela. È per questo che lo Stato vuole distruggere la famiglia. Perché una volta che ha distrutto la famiglia, ci rende vulnerabili e dominabili. Per concludere, io penso che Decolatura meriti di più. Penso che meriti di più di quello che è stata finora, cioè sgovernata. Penso che meriti di più della cattiva amministrazione e dei veti incrociati che hanno fatto sì che Decolatura è arrivata alla paralisi. Penso che meriti di più dei cattivi esempi di pettegolezzi. Perché penso che Decolatura meriti la verità. E quei pettegolezzi che sono stati messi in giro, almeno vi parlo per la mia persona, sono stati messi in giro per il prurito di quella persona o di quelle persone che hanno inventato proprio delle vere menzogne, perché altrimenti chiedo di portare le prove, e io posso dirlo, le prove non ci sono, perché sono menzogne, dando in pasto all'opinione pubblica delle merite bagianate. Ora, Decolatura merita di più di questo, bisogna fare un salto di qualità, diventare seri, e invece di pensare degli affari altrui, che non si conoscono, bisogna pensare degli affari del proprio paese e farlo crescere. Solo così si può fare un ottimo lavoro. Noi ci siamo per far crescere il paese. Poi, in effetti, non sono l'unica, ho sentito parlare male di tutti i candidati. C'è il grillo parlante, quello che ne sa più di tutti, che sa vita, morte e miracoli, normalmente cose brutte, mai cose belle. Allora io vi dico, qualcuno più bravo di me e più intelligente di me ha detto: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E queste persone che si divertono tanto a parlare male degli altri hanno forse una vita migliore di quelli che criticano? Io non lo so e non ci perdo manco tempo a guardarlo. So che la mia vita non è come è stata descritta. Decolatura merita di più di una politica distorta. Finisco, concludo dicendo che sono nella lista unica, mettendo al suo servizio la mia esperienza, mettendo al servizio quel poco di capacità che ho, perché amo Decolatura e probabilmente ho un valore aggiunto. E il mio valore aggiunto è quello di poter portare nuove idee proposte, perché sono al di fuori di dinamiche interne e di compromessi. Io sono libera da tutto questo. Quindi veramente possiamo, insieme alla mia squadra, fare un nuovo modo di fare politica. Io rappresento all'interno della lista unica quel sale che farà gustosa la minestra, perché unirà gli ingredienti esaltandone il sapore. Viva Decolatura! Lasciatemi dire, in qualità di donna di origine calabrese, che vive il rapporto tra le proprie radici, la propria storia familiare e la propria vita lavorativa in giro in tutta Italia, che oggi sono veramente orgogliosa di vivere questa competizione elettorale in questa lista civica, che rappresenta un laboratorio per costruire una nuova idea di politica nel paese come in Italia, perché è indubbio che tutte le categorie della politica stanno cambiando. Destra e sinistra stanno scomparendo, come ho già detto a Cerrisi, adesso c'è alto basso, casta e contropopolo, vita morte, verità menzogna. E oggi l'unica differenza che ci può essere in politica è sui valori.
i valori che si trasmettono e la validità dei programmi, le ricette amministrative. Che cos'è una lista civica, quella che rappresentiamo? L'identità, il radicamento nel territorio, una nuova classe dirigente che nasce dal basso, viene selezionata dal basso e vuole e deve essere competente. Io rappresento la mia storia, la mia mission valoriale antropologica, che si traduce in un impegno in questa mia candidatura nell'essere dirigente del popolo della famiglia, non per cadere più dall'alto come è stato detto e fare un tonfo, ma perché penso che un paese che ha come rappresentante una propria paesana deve essere orgoglioso che la propria paesana ha rappresentato a livello nazionale una propria candidatura come capolista. Invece qualcuno gira al contrario. Ora cosa faccio? Porto questo mio impegno, questo mio contributo, questa mia competenza, questa mia passione nella lista unica, fatta di persone di valore che hanno valori. Do assolutamente tutta la mia solidarietà insieme alla mia lista a Mario Tomaino, però ribadisco un concetto: non è ammissibile in una competizione elettorale degna di decollatura che ci siano offese, insulti, scadimento in basse polemiche personali. Questo malcostume deve assolutamente finire, anche perché chi utilizza calunnie e fango, come sono state utilizzate nei miei confronti, calunnie e fango, e usa queste calunnie e questo fango come arma politica, altro non fa che darsi la zappa sui suoi piedi, perché le calunnie e il fango che sono state dette nei miei confronti non hanno fondamento, quindi cadranno miseramente. Anzi, questo metodo di fare questa mala politica altro non fa che dimostrare una qualità infima di moralità, di bassa moralità, e proprio per questo persone di questo livello non possono rappresentare nessuna persona in un'amministrazione comunale. Poi vorrei dire che è stato detto che in quella lista non ci sono persone tesserate. Invece sì, c'è una persona tesserata proprio nel movimento in cui lui combatte tanto, nel popolo della famiglia, proprio in quella lista. Valori e programmi sono un binomio inscindibile, perché la nostra nazione è fatta di famiglie e anche Decollatura, come il resto d'Italia, è fatta di famiglie. E i problemi delle famiglie sono uguali in tutta Italia: sicurezza, lavoro, sviluppo economico e commerciale. Quindi se c'è disoccupazione a Decollatura come nel resto d'Italia, né chi ne risente è proprio la famiglia. Quindi bisogna puntare sulla famiglia, che è il luogo in cui vivono i valori, la solidarietà, la protezione, la sicurezza. Tutto questo significa, guardando la famiglia, significa puntare sull'economia. E ora parliamo del programma della lista unica che io insieme alla mia squadra mi impegno proprio a portare avanti. Personalmente ho sempre parlato dell'impegno per la difesa dell'ospedale di Soveria Mannelli e del centro di salute mentale di Reventino. L'assistenza ai bisognosi, ne ha già parlato Luigi, alla popolazione anziana, la consulta giovanile, la sistemazione della scuola materna di San Bernardo. Abbiamo pensato a una cooperativa di prodotti locali da immettere nel mercato a livello regionale e nazionale. Uno sportello per segnalare richieste o esigenze da parte del cittadino. Noi vogliamo valorizzare il territorio con manifestazioni e presentare prodotti locali e creare così economia e commercio. Vogliamo tornare a un vecchio metodo, quello delle prestazioni. Non so se vi ricordate, ogni singolo paesano può dare un piccolo contributo in tempo. E voglio aggiungere una mia idea personale: aprire un centro aiuto alla vita e sostenerlo dal comune. In questo modo ci avviciniamo alle donne in gravidanza per portare la vita a Decollatura. Per chi si chiede io come farò, che abito a Torino, a gestire insieme alla mia lista
tutte queste idee da portare avanti, altro non dico che io delegherò personalmente una persona di fiducia di Decollatura che voi tutti conoscete bene e che sarà veramente un bel regalo che faremo. Poi siamo anche nell'era della tecnologia, quindi non è difficile comunque prendere contatti, confrontarsi e decidere insieme. Non è la distanza territoriale che divide, ma è la distanza del cuore. Ci hanno voluto, quello che io rappresento, il popolo e la famiglia, hanno voluto additarlo come omofobi. Noi non siamo omofobi, noi rispettiamo la persona, ma siamo, non condividiamo questa nuova ideologia. Perché noi non condanniamo la sessualità, noi condanniamo questa distorta affettività. Noi non siamo xenofobi, perché noi siamo per un'integrazione sostenibile. Noi come primo diritto vogliamo il diritto a non emigrare. E come diceva Madre Teresa di Calcutta, chi non guarda prima i bisogni della propria famiglia, cioè l'Italia, ma guarda i bisogni esterni, cioè gli stranieri, non sta facendo altro che fughe mentali. Ecco, noi non vogliamo questo. Siamo stati presi in giro per il divorzio breve. Noi non siamo contro il divorzio fino a se stesso, ma noi siamo per la non banalizzazione del matrimonio. È stato detto, sbeffeggiandolo, Marione si è sposato a Las Vegas, ma proprio perché chi ha sofferto per la divisione di una famiglia può capire che la famiglia va difesa. In conclusione, sono convinta che Decollatura meriti di più. Meriti di più di come è stata mal governata, meriti di più della cattiva amministrazione e dei veti incrociati che hanno portato il comune alla paralisi. Meriti di più dei dirigenti comunali che hanno fatto il bello e il brutto tempo in base alla propria cecità professionale. Merita di più Decollatura della rassegnazione che fa ammalare. Decollatura merita di più di una politica che sia finalmente all'altezza della storia, della bellezza, della potenzialità e delle energie di questo paese. Decollatura ha bisogno di ritrovarsi perché è smarrita. Alzati e cammina, dice a noi.